licenziarci. Noi abbiamo trasformato in lotta anche i momenti di svago, e se siamo alle 2 di notte a dar vita a questa particolare movida che si chiama lotta di classe, è semplicemente per dirgli che possiamo essere ovunque in qualsiasi momento che decidiamo. Arrivati a 3 anni di assemblea permanente. Assemblea permanente è un termine che il movimento operaio italiano ha inventato negli anni 60-70 proprio di fronte alle chiusure delle fabbriche, perché se usi il termine occupazione rischi di creare due equivoci. Uno, l'idea che noi siamo lì e impediamo la produzione. È infatti un'assemblea sindacale qualcosa che non impedisce la produzione, semplicemente i lavoratori sono in discussione perché in quel momento non sono in produzione. In questo caso noi siamo in assemblea permanente perché ci hanno tolto la produzione, quindi siamo in assemblea fino a che non torna la produzione. E secondo, perché c'è questa idea che le occupazioni vengono fatte da persone estranee che entrano in luoghi che non gli appartengono, eccetera. Noi non siamo estranei, noi siamo lavoratori dentro la fabbrica, dentro la nostra fabbrica. Oggi siamo qui quindi per festeggiare, perché dopo 3 anni di lotta, se siamo ancora in piedi, c'è qualcosa da festeggiare. Regaliamo anche alla comunità che da 3 anni sta attaccata a questa vertenza. Siamo in Piazza Poggi, questa è una piazza molto simbolica per la storia di Firenze. È una delle piazze in cui ogni anno si festeggia il 25 aprile, la liberazione dal nazifascismo in Italia. Il 18 settembre 2021 abbiamo fatto questo corteo per Firenze, dove abbiamo appunto portato 40.000 persone. Era da tantissimi anni che noi a Firenze non venivano portate 40.000 persone in piazza a protestare, e l'abbiamo fatto quasi esclusivamente noi, senza nemmeno di tantissimo aiuto, diciamo, dal sindacato esterno, e ci ha aiutato molto anche in virtù poi della sconfitta dei licenziamenti. Non è facile riassumere brevemente come è stato possibile avere 40.000 persone subito in piazza. L'organizzazione sindacale all'interno della fabbrica era un collettivo molto attivo da anni. È una fabbrica che coltivava le relazioni sociali attorno a sé, con le squadre giovanili di calcio, con le altre lotte operaie, con le lotte antifasciste, con le lotte ambientali. Eravamo anche persone che lavoravano 8 ore in fabbrica, ma che quando uscivano dalla fabbrica avevano ancora abbastanza tempo, abbastanza energia per fare altre cose, proprio perché eravamo riusciti a tenere sotto controllo i livelli di sfruttamento in fabbrica. La seconda cosa è perché siamo stati licenziati subito dopo il lockdown. In Italia si erano persi 1,5 milioni di posti di lavoro silenziosamente, e il fatto che noi abbiamo detto che la lotta non era solo per noi, ma per questo 1 milione di posti di lavoro persi, e che noi dovevamo diventare un elemento di riscatto, tant'è che il nostro slogan è Insorgiamo, Rise Up. Tanta gente ha sentito nella nostra lotta la loro lotta, questa è stata la nostra forza. Se sfondavano qui in GKN, sfondavano dappertutto, e in noi vedevano un futuro, una riscossa. Quello che succede qui può succedere ovunque. Il lavoro negato, gli stipendi spariti, le infamità raccontate sul collettivo di fabbrica sono le stesse dinamiche che sentiamo sulla nostra pelle di persone trans. La frocia e il frocio hanno determinati lavori, la donna fa determinati lavori, quindi è ancora forte nella nostra società la discriminazione di genere, e per me è stato importante rimanere in quel posto. Tiziana, voi siete da 7 mesi senza stipendio. Tu in questa lotta scegli ogni giorno di continuare a esserci, e lo scegli da donna. Ci dici cosa significa
essere una donna in questa vertenza? Oh, sono in lotta perché non voglio mollare e voglio continuare a rappresentare quel mondo di generi differenti in questa lotta esemplare. Non soltanto è la storia del movimento operaio, ma fa parte della storia della cultura italiana, e questo penso che sia una delle ragioni per cui siamo tantissimi oggi in piazza, perché ci riconosciamo in uno sciopero come un grandissimo anche appunto momento di lotta, ma anche di immaginario. Un ufficio di una fabbrica, il signor Phipps è alla scrivania, bussano alla porta, entra il signor Wills. Wills, entri pure. Prego, si sieda. Grazie, signore. Ho sentito dire che ci sono un po' di guai in fabbrica. Sì, credo proprio di sì, signore. E che cosa diavolo sta succedendo? Vede, signore, è che gli operai hanno... come dire... si sono rivoltati contro alcuni dei nostri prodotti. Rivoltati? Sì, sembra che non piacciano più. Ma come? Abbiamo i migliori impianti del paese. Paghiamo gli operai più di tutte le altre fabbriche. La nostra mensa è la meno cara dello Yorkshire. Non c'è mai un pasto uguale all'altro. Ho fatto mettere a loro disposizione una sala da biliardo, una piscina, per non parlare del salone da ballo, e lei mi viene a dire che non sono soddisfatti. No, no, signore. Gli uomini le sono molto grati per tutti i privilegi, signore. Sono i prodotti che non piacciono. Ma se sono i prodotti straordinari, i migliori, è una vita che lavoro nel settore e non ho mai visto prodotti migliori io. Eppure è così, signore. Dimmi un po', Wills, che cosa propongono in cambio? Guai. Quindi questo progetto di reindustrializzazione che guarda alle energie rinnovabili, alla transizione ecologica e alla mobilità leggera, che sono dei pannelli fotovoltaici e cargo bike, che sono biciclette speciali con la pedalata assistita, possono portare di peso dai 70 ai 100 kg. Quindi in un progetto veramente tutto verde, che è riciclabile quasi al 100%. Vogliamo che impattino su una rete di piccole cooperative di delivery etico che usa le nostre cargo bike. Dall'altro lato vogliamo che i pannelli fotovoltaici impattino sullo sviluppo delle comunità energetiche e della cosiddetta democrazia energetica. E quell'idea lì ci è venuta per semplice motivo che noi eravamo contaminati della presenza delle forze ambientaliste. Il nostro si è fatto una convergenza con Friday for Future. Quindi quando a un certo punto la produzione capitalista non è riniziata come prima, il fatto che loro fossero lì con la nostra lotta ha permesso di aprire la discussione sulla transizione ecologica. Noi ancora non abbiamo vinto, tanti lavoratori sono alla fame, tanti se ne sono andati per disperazione, però è anche vero che siamo tutti consapevoli, la società è consapevole, che quello che è già stato fatto finora è incredibile. Siamo tutte GKN! Siamo tutti GKN! La manifestazione del 18 maggio a Firenze è stata importante nei numeri. Noi abbiamo stimato ci fossero 10.000 persone. Non è la manifestazione più grossa che abbiamo fatto, ma sicuramente una delle più significative, proprio per il livello di grossa difficoltà e di stanchezza in cui eravamo. Questo ci ha dato una nuova trend ascendente, per cui abbiamo iniziato l'occupazione della regione. Poi le tende si sono spostate in centro a Firenze per avere più visibilità,
Ed è iniziato lo sciopero della fame di tre operai GKN. Per forzare il tempo e per spiegare che loro usano il tempo contro di noi, allora noi ci mettiamo in sciopero della fame per dimostrare quanto questo tempo sia usato contro i nostri corpi. Lo sciopero della fame è andato avanti 13 giorni. Al nono giorno uno dei nostri si è sentito male perché gli si è alzata la pressione minima e ha cominciato ad avere delle palpitazioni, quindi è stato portato all'ospedale. Noi abbiamo continuato lo sciopero della fame. Le rivendicazioni erano le stesse che sono state portate durante gli ultimi mesi di vertenza. Gli stipendi, prima di tutto, il commissariamento di GKN da parte del governo e l'approvazione della legge regionale per la creazione di un consorzio pubblico. Queste tre rivendicazioni sembravano fantascienza quando abbiamo iniziato questa lotta. Ma ci sono delle significative crepe nel fronte opposto. Primo, la regione ha stanziato 3.000 euro per far passare l'estate a lavoratori senza stipendio e questo ci dà del tempo. Secondo, si parla pubblicamente e chiaramente della possibilità del commissariamento e del fatto che potrebbe andare bene anche alle attuali istituzioni, ma che bisogna trovare le norme tecniche per farlo. E terzo, la legge regionale è attualmente in discussione presso il Consiglio regionale. Ho vinto anche sul piano legale, perché dei ricorsi che erano stati fatti contro la proprietà, contro Borgomeo, che rivendicavano il fatto che i lavoratori e le lavoratrici hanno diritto a uno stipendio, sono stati vinte alcune cause individuali. Quindi la sensazione è che proprio quando la notte sembrava più buia, in realtà si iniziano a vedere un po' di segnali dell'alba. La cooperativa è lo strumento attraverso cui l'assemblea dei lavoratori diventa assemblea di produttori che decidono democraticamente cosa fare, ma l'assemblea dei produttori si collega al resto della società attraverso le assemblee degli azionisti popolari, che sono movimenti sociali, cittadine e cittadini, singoli, radicali, politicizzati, non politicizzati, che provano ad avere un finanziamento, un supporto, ma anche un controllo sulla fabbrica. Vogliamo che ci sia anche il capitale pubblico e quindi chiediamo con questa legge che il capitale pubblico rilevi l'area e la dia a disposizione del progetto della fabbrica socialmente integrata. Socialmente integrata al territorio vuol dire pure questo, nel senso aperta a tutto il territorio, ci può essere anche convergenze culturali, nel senso tramite serate a tema dove si parla non solo di lavoro ma anche di altre cose che riguardano il nostro paese oppure anche cose riguardano il mondo in cui viviamo, diciamo. Dall'altra parte del telefono ci sono Nicola Borghesi e Enrico Baraldi di Keper 452, che sono una parte della convergenza che ha tenuto viva la ex GKN per 3 anni attraverso in questo caso lo strumento del teatro. Noi siamo sulla SIVO 5, c'è una continuità tra salvare i posti di lavoro e salvare le persone, c'è una continuità tra combattere il capitale ed evitare che delle persone per calcoli economici possano morire in mare, che tra abbattere i confini e abbattere il padronato non c'è grande differenza. Siamo le anime del movimento No Base a combattere contro l'idea di costruire una base militare dentro il parco di San Rossore. Festeggiamo con voi perché a 3 anni da quando volevano fare la base neanche una pietra è stata messa. È chiaro che le lotte sono sempre più legate. E il 7 ottobre la resistenza, prima e dopo di quella data,
rappresentano quella scintilla di speranza e di leva che abbiamo contro un mostro che sembra enorme, ma che possiamo abbattere. Durante il G7 Tecnologia e Ambiente, una passerella di ipocrisie, un gruppo di attivisti e attiviste di XR si è introdotto nei palazzi del Comune di Bologna. Si è calato uno striscione, mentre un altro gruppo si incatenava giù all'ingresso del Comune. Ovviamente sono state tutte portate via. Un'altra attivista, che non ha partecipato direttamente all'azione, con la scusa di una perquisizione ad un certo punto in un bagno fetido, è stata costretta a spogliarsi completamente e piegarsi. Un'altra attivista è stata colpita con un calcio nei genitali da un poliziotto. Non ci fermeremo mai, perché noi sappiamo di essere la moltitudine dalla parte giusta della storia. Grazie. Questo è un movimento spontaneo che parte da un collettivo di fabbrica. Dopodiché è un campo aperto dove le persone vengono a convergere. Così come noi andiamo a convergere nelle altre iniziative. Sicuramente questo è stato possibile grazie ad una forte rete di solidarietà, una fortissima rete di solidarietà nazionale, internazionale e locale, un grossissimo aiuto materiale, cioè economico, ma anche proprio il cibo che ci veniva portato dai lavoratori della Coop, altri lavoratori che venivano e facevano dei lavori gratuitamente. Il sindacato ha fatto alcune cose, soprattutto legate ai corsi in tribunale. Non è stato centrale la struttura organizzativa sindacale all'interno di questa vertenza, perché il modello un po' sindacale che propone GKN è quello comunque di una certa autonomia dei lavoratori all'interno della fabbrica, di un certo livello di auto-organizzazione. Questi strumenti di decisione interni alla fabbrica possono un po' fare da controbilancio rispetto a una tendenza un po' alla burocratizzazione dei grossi sindacati. Per sostenere la resistenza abbiamo fatto nascere anche la società operaia di mutuo soccorso, si chiama SOMS. E grazie a questa SOMS abbiamo potuto fare un microcredito appoggiato alla Banca Etica e alla MAG Firenze. Abbiamo avuto dei prestiti a interessi zero per i lavoratori che non riuscivano ad arrivare a fine mese, no? C'è stato, diciamo, un coinvolgimento più o meno strutturato dell'esterno, delle organizzazioni ma anche dei singoli. Tuttavia è sempre stato il collettivo a decidere cosa fare e che linea tenere. Forse ho preso un cane che non è del tutto buono, forse era un movimento niente lo perdono, forse l'amore, forse mi vesto strana per sembrare differente, da quel signore te la sento tutto niente, forse l'amore, wow! Forse chi pensa proprio riesce a respirare, forse l'amore, forse l'amore. Nel capitalismo questo prodotto, la cargo bike, rischia di essere un prodotto di nicchia, cioè solo per persone molto ricche, quindi cargo bike di 7, 8, 9 mila euro di costo, o dall'altra parte un prodotto di sfruttamento per i fattorini che vanno in giro a portare pesi, ma difficilmente la cargo bike in questo sistema riuscirà ad essere, insieme agli autobus, insieme ai treni, un mezzo di transizione reale alla mobilità sostenibile. Per fare quello ci vuole un cambiamento sociale. E quindi noi vogliamo una cargo bike democratica, socialmente accessibile, ma non è soltanto un problema di prezzo. È un fatto che l'intero sistema di sviluppo che ruota attorno alla macchina deve essere socialmente cambiato. E quindi la cargo bike per noi è come un volantino, è come un documento che testimonia gli obiettivi della lotta. Infatti stiamo facendo queste cargo bike, sono dei prototipi, e le portiamo a giro e con quelle ci facciamo assemblee. Abbiamo fatto un'assemblea a Brescia molto partecipata, a Roma molto partecipata, con l'associazione dei ciclisti di Roma che lottano per una viabilità diversa che non uccida i ciclisti. E la cosa bella è stata vedere i ciclisti che usano le cargo bike spiegare a noi come migliorare la cargo bike per essere migliore per loro. Quindi la fabbrica socialmente integrata è anche una forma di pianificazione dove chi usa la bicicletta aiuta il produttore e il produttore a sua volta si basa sulle indicazioni delle associazioni, dei ciclisti o altro. Noi, come si dice, ci sa sete di un mondo diverso che passa attraverso l'allontanamento della visione della guerra come soluzione, come espansione della politica, come chiamano,
contro la violenza di genere, contro la violenza, contro lo sfruttamento dei lavoratori, contro l'inquinamento. Cerchiamo insomma di mettere insieme tutte le necessità e, come si dice sempre, convergere per insorgere verso una nuova visione del mondo. Loro ti tengono a produrre quello che vogliono loro, armi, economia fossile, e tu in quanto lavoratore sei costretto ad accettare perché hai bisogno di un salario. Bisogna già da oggi non accontentarsi solo di portare a casa il salario se una produzione è inquinante o prepara la guerra, perché questa è la ricetta per la sconfitta finale, anche se sembra che puoi sopravvivere. Il consiglio è quello di non aspettare di essere senza lavoro per parlare di transizione ecologica e produttiva. La prima cosa penso sia davvero provare a creare delle connessioni con tutto il movimento climatico e con tutto quel pezzo, diciamo, di società che effettivamente ha delle idee rispetto a quello che potremmo e dovremmo produrre, che potremmo fare. Chi lavora, per esempio, nei mezzi di trasporto pubblici dovrebbe fare assemblee congiunte col movimento climatico per sviluppare movimenti di lotta per ferrovie pubbliche, autobus pubblici, metropolitane pubbliche, biglietti gratuiti, perché è nell'interesse di chi lavora in questo settore che si sviluppi. Forse il consiglio migliore è riuscire ad organizzarsi internamente in maniera funzionale, riuscire a mantenere, ecco, anche una lucidità rispetto a quali sono gli obiettivi e non mollare, perché poi alla fine la differenza la fa quando molli e se molli. Io personalmente la fiducia l'ho sempre avuta, perché sapevo benissimo la forza del collettivo di fabbrica. L'obiettivo è provare a mettere un seme, cioè provare a dire: possiamo organizzare il modo in cui viviamo, non solo il modo in cui lavoriamo, ma il modo in cui viviamo, in cui stiamo in comunità, il modo in cui pensiamo alla nostra vita in maniera diversa. La transizione in qualche modo ci sarà. Il punto è chi ne perderà, chi ci guadagnerà e come ci ritroveremo una volta che in qualche modo sarà stata fatta. Nascerà un fiore nella storia.